Quest'oggi faccio un video dall'Afghanistan, per chi non avesse capito dove mi trovo, perché voglio parlare di un tema e di un autore che sono correlati in un certo senso con l'Afghanistan. Il tema è l'antimodernismo e l'autore è Massimo Fini, che è forse uno dei più conosciuti esponenti di questa visione, anche se ce ne sarebbero altri. E vengo subito alla questione. Massimo Fini ha scritto vari libri, io lo seguo da parecchio tempo, quindi ho piacere di parlarne, anche perché lo trovo un autore interessante, sia da un punto di vista dello stile, che è sempre piacevole, sia delle idee, a volte molto controcorrente, ma proprio per questo interessanti, anche perché spiegate con un minimo di scientificità o tentativo comunque di essere logicamente critici. Massimo Fini praticamente riassume in sé alcune delle idee, perché poi non è che abbia inventato nulla o abbia creato grandissime critiche nuove. Ha messo insieme vari pensieri di critica antimodernista, che del resto c'è stata nella cultura moderna, ma c'è sempre stata una critica verso certi tipi di innovazione quando si sono create. Dal tempo del luddismo, faccio un esempio, ma anche ai tempi dei greci c'era comunque sempre una critica verso la società per come era impostata, per come tendeva a una, prendiamo il termine, progresso con tutti i limiti del caso, perché c'è chi critica anche il termine progresso, ma secondo me un progresso esiste. Poi casomai il discorso è capire se il progresso è positivo o negativo. Per Massimo Fini è negativo, per altri solo positivo, per altri è un processo appunto in divenire che ha dei pregi e dei difetti, che è la mia posizione in questo caso. Massimo Fini fondamentalmente nelle sue opere appunto contesta il fatto che il progresso è completamente negativo alla fine delle somme. Una delle opere secondo me più interessanti da questo punto di vista è stata la prima, ed è stata abbastanza innovativa per quando è uscita, cioè parliamo degli anni 80, 85 mi pare, ed è La ragione aveva torto, in cui riassume un po' queste sue posizioni, che poi ha ripreso in altre opere di critica della democrazia, di critica del sistema monetario, eccetera. La sua posizione fondamentalmente è che dai tempi del, non tanto nel secolo scorso, quindi da quando c'è una rivoluzione industriale, ma addirittura da prima, e quindi dalla rivoluzione appunto dei lumi, si è imboccata una strada che fondamentalmente è stata negativa. Si stava meglio nel Medioevo, praticamente, per sintetizzare il pensiero di Fini. E le sue tesi partono da analisi sociologiche, ecologiche, soprattutto, diciamo. Per esempio, lui fa l'esempio che secondo alcune statistiche nella Londra del Medioevo, del tardo Medioevo, i suicidi erano molto minori di quelli che ci sono oggi. Questa è una posizione però potrebbe già essere contestata, nel senso che può darsi che molti suicidi non passassero come tali, per quanto, se uno per esempio vuole prendere un altro esempio sempre su questa tematica, cioè il raffronto tra paesi molto evoluti come la Svezia e paesi magari un po' più in via di sviluppo, come magari il Nord Africa, eccetera, i suicidi sono molto maggiori in Svezia piuttosto che in Nord Africa. E anche questo però potrebbe essere un pochettino contestato come valore, perché è vero che quando ci sono situazioni sociologiche molto positive, diciamo, è più facile magari vedere altri problemi, mentre in situazioni di grossa difficoltà, paradossalmente, la gente è più aggrappata alla vita, e questo è un limite anche psicologico umano, ma in questo senso allora è una difficoltà di alcune persone di adattarsi, tra virgolette, a non avere problemi, ma comunque trovare sempre nuovi problemi quando se ne risolvono altri, ma questo non vuol dire che non vengono risolti. Il fatto che sia stata sconfitta l'influenza, per dire, è un dato di fatto, poi che ci siano altre malattie, ok, però intanto l'influenza è stata debellata in un certo senso. Adesso è un esempio, non potrei dire il vaiolo più che altro, ecco, insomma, però vabbè. Poi per esempio lui constata che altre civiltà, anche quella greca per esempio, avevano le potenzialità di una tecnologia molto buona, ma sceglievano consciamente di non portarla agli estremi limiti, a differenza nostra che invece ci siamo lasciati completamente andare e tutto quello che possiamo creare lo creiamo, con tutti i risvolti del caso. Io definirei Fini in questo senso un po' una persona che molto brava a sputare nel piatto in cui mangia, perché molti di noi comunque sono addirittura vivi, perché grazie alle scoperte tecnologiche di questa società, che ci piaccia o no. La critica
può essere sensata perché sicuramente ci sono dei oggettivi limiti ecologici, sociologici nella società moderna e appunto in questa società che tende a progredire. Però, come dico, verrebbe da pensare, allora, se una persona rifiuta la società moderna per come è costituita, esistono ancora nel mondo società arcaiche, ad esempio quella talebana, che potremmo definire in un certo senso in uno stato medievale, perché io credo che la società attuale talebana sia simile a quello che era l'Europa, almeno a livello nelle campagne, nel Medioevo. Non si capisce come mai queste persone che come dire, elogiano tanto questi stili di vita, perché sono migliori per tanti punti di vista, non scelgono poi di trasferirsi da Milano, una delle città più moderne d'Europa, appunto a Kabul, o a tribù magari dell'Australia o cose di questo genere. Io credo che appunto sì sia una critica che sia legittima, però che, come dire, sia anche un pochettino un'operazione di marketing, perché è una critica che ha anche una sua fascino, perché forse tutti stiamo un po' male in questa società e quindi cerchiamo delle risposte o delle critiche che ci fanno capire perché stiamo male in questa società. E quindi, per esempio, pensare che si stava meglio quando si stava peggio, il solito vecchio adagio, può essere qualcosa che fa vendere i libri, fondamentalmente. E non voglio essere solo critico, però questa piccola critica a fini gliela voglio anche fare. Io non credo che la tecnologia sia buona o cattiva di per sé. Io qui, per esempio, ho due strumenti, velocemente, un cellulare e una pila a ricarica manuale, che sono due strumenti eccezionali da un punto di vista della comunicazione o dell'illuminazione. Questo addirittura non inquina neanche, quindi dimostra che la tecnologia può anche, come dire, limitare i suoi difetti a volte, pian piano. Questi sono due strumenti eccezionali, ma anche negativi, perché se io sto col cellulare attaccato alla testa tutto il giorno, a parte che non so cosa mi serva, ma rischio anche un tumore al cervello, così come questa probabilmente adesso non mi viene in mente nessun difetto potenziale, ma sicuramente ha anche dei difetti potenziali se viene utilizzata in maniera impropria. E così vale per questi strumenti molto semplici come per gli strumenti molto più complessi, che possono essere le scoperte chimiche, il Saturn 5 per andare sulla Luna o qualunque altra cosa. Non sono cose positive o negative, dipende da come vengono usate. La bicicletta o la macchina sono strumenti, secondo me, molto utili se usati in maniera intelligente. Il punto, quindi, secondo me, è come viene utilizzata la tecnologia, perché il problema appunto dell'inquinamento e a volte anche dell'alienazione mentale che alcune persone vivono in una società moderna, eccetera, dipende da come viene appunto strutturata e utilizzata la tecnologia che è in essa presente. Per usare una macchina esiste una patente, come per usare altri strumenti esiste una patente di utilizzo, che ha appunto lo scopo di permetterci a livello psicologico e cognitivo di adattarci al nuovo strumento. Faccio un esempio velocemente per spiegare quello che voglio dire. Perché le persone non vanno a sbattere quando camminano a piedi, vanno a sbattere quando camminano in macchina? Sembra un'ovvietà, ma è una cosa invece che andrebbe... su cui andrebbe riflettuto, proprio perché è indicativo di qual è il problema della tecnologia. Noi abbiamo una struttura sensoriale e una struttura cognitiva che è calibrata sulla camminata alla velocità di un bipede che va a 5-6 km all'ora. E quindi, senza pensarci tanto, noi ci strutturiamo mentalmente per appunto trovarci bene a camminare, e questo succede quasi a tutti. La macchina ci porta a superare di molto i nostri limiti, e quindi non abbiamo la struttura di natura, diciamo, cognitiva e neanche sensoriale per riuscire a gestire bene una macchina. E quindi non possiamo distrarci, dobbiamo mantenere sempre alto un livello di vigilanza che ci impedisce di farci dei danni. Da cui la patente, che dovrebbe permetterci a livello cognitivo di colmare un po' il gap che c'è tra la nostra velocità naturale e la velocità di una macchina. Questo vale per tutti gli strumenti tecnologici, dall'energia atomica all'utilizzo di un cellulare. Su questo punto forse un po' la questione è delicata, perché io sono convinto che ci siano persone che capiscono questo e sono disponibili con umiltà ad approcciarsi alla tecnologia cercando di capirla e utilizzarla al meglio. Il punto è se la maggioranza o la totalità dell'umanità è in grado di fare questo, perché mi viene in mente una citazione da il dottor Zivago, in cui si contestava il fatto che una persona aveva rubato della legna per ardere a casa perché aveva freddo, e lui gli dice, questa persona che la contesta dice, una persona che ha freddo e che
ruba, ha bisogno di un po' di legna per scaldarsi, può distruggere una staccionata. Una città, un popolo che ha freddo e ha bisogno di un po' di legna per scaldarsi, distruggerà una città. Lo stesso discorso vale per la tecnologia. Se la maggioranza, oppure comunque una grossa minoranza di popolazione, utilizzerà la tecnologia in maniera sbagliata, il rischio di collasso di una società o di distruzione del pianeta è molto elevato. Quindi questa è la questione. Saremo noi in grado di educare la maggioranza a utilizzare, o meglio la totalità, a utilizzare la tecnologia in maniera consapevole, di modo da continuare a crescere e trovare anche altre nuove soluzioni, però evitando appunto gli effetti collaterali? Questo non lo so. Questa è una riflessione che lascio a voi e spero che ne nascerà un dibattito. Detto questo, comunque ricordando che io apprezzo molto Fini come scrittore, perché secondo me fa delle critiche a volte anche innovative. Ad esempio, il fatto di criticare l'illuminismo è una cosa abbastanza innovativa per il mio modo di vedere, e che ho apprezzato almeno come visione diversa da quella che è la mia, per esempio, che ho sempre visto l'illuminismo in senso abbastanza positivo rispetto a quello che c'era prima. Mi permetto di suggerire comunque alcuni libri che io ho letto di Fini, secondo me della sua vasta produzione letteraria, poi anche piacevole come scrittore di cronaca, quindi tendo a leggerlo anche in quel senso lì, però preferisco magari io i suoi saggi, perché preferisco la saggistica, eccetera. Allora, sicuramente mi sento di suggerire La ragione aveva torto, che è il primo libro, forse pecca un po' di freschezza in certi sensi, però è un po' il sunto abbastanza buono di tutto il suo pensiero, nonostante poi l'ha ripreso nella sua trilogia antimodernista. Un altro libro interessante è il libro su Imola Omar, che ha venduto benissimo, ha creato varie polemiche, perché fondamentalmente è stato accusato di essere positivo nei confronti di Imola Omar. Secondo me lui si è messo solo i panni di un talebano, che dal punto di vista antropologico e psicologico è interessante, perché noi occidentali forse abbiamo anche qualche pregiudizio, anzi sicuramente ce l'abbiamo, ed è interessante invece vedere che sono esseri umani come noi, che però vivono secondo regole diverse. Ed è interessante appunto vedere come si struttura una società in maniera diversa, che noi magari, quello che io ho trovato molto interessante è il fatto che noi magari pensiamo che loro stiano molto peggio di noi, e questo non è necessariamente vero. Il libro che mi sento di aver apprezzato, probabilmente per un certo amore mio per Nietzsche, è appunto la biografia che ha scritto di Nietzsche, Nietzsche Apolide dell'esistenza, perché diciamo che la sua non è una biografia solo intellettuale, ma è anche e soprattutto una biografia umana del personaggio, appunto poi il titolo Apolide dell'esistenza, che rimarca un po' le difficoltà di Nietzsche nella sua vita, e qui in questo libro viene fuori un po' la parte anche empatica di Fini, che non manca, perché forse qualcuno potrebbe essere portato a crederlo una personalità un po' ruvida o cinica o altre cose, invece in questo libro viene fuori la parte invece più psicologica, più di analisi psicologica e anche di affetto, tra virgolette, di Nietzsche di Fini verso Nietzsche, e io l'ho apprezzato abbastanza per questo motivo qui. Poi la produzione di Fini, secondo me, meriterebbe di essere letta tutta, però ovviamente il tempo non è mai abbastanza, quindi bisogna fare una cernita, eccetera. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che da questo video nasceranno dei nuovi dibattiti. Tanti saluti dall'Afghanistan.